Dalle ore 4 di stamani sono entrati a pieno regime le attività sanitarie del nuovo pronto soccorso di Pescara. Atteso da 20 anni, l'accesso dell'utenza si trova nei pressi della rotonda tra via Fonte Romana e via Monte Faito. Il pronto soccorso è fruibile da oggi dagli utenti. Il trasferimento dalla vecchia alla nuova struttura sta avvenendo con un'attenta gestione, spiegano dalla ASL. Anche le due rotonde in prossimità degli accessi al vecchio e al nuovo pronto soccorso saranno presidiate da forze dell'ordine e protezione civile al fine di indirizzare l'utenza. Inaugurato il 16 luglio scorso, il nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, già al 13° posto in Italia per accessi, quindi tra i più importanti sul territorio nazionale, e una struttura di 2.425 metri quadri dotata di un'area dedicata alle malattie infettive con camere a pressione negativa e attrezzature di nuova generazione. Un attacco a 128 strati, un settore traumatologia e ortopedia, una shock room di emergenza con 5 posti letto per le emergenze, sale di osservazione breve con 20 posti letto, 2 camere calde per l'accoglienza dei pazienti. È dotato inoltre di un pronto soccorso pediatrico con sala giochi, sale d'attesa per codice colore, un posto fisso di polizia, ampia sala per l'accettazione, ambulatori, sale di osservazione, spazi e ristoro per il personale, indicazioni in braille per i non vedenti, specificità innovative che rendono il nuovo pronto soccorso all'avanguardia, aggiunge soddisfatto il primario Alberto Albani, che ha coordinato le operazioni nella notte appena trascorsa. La struttura finanziata dalla Regione è una delle più moderne d'Italia e rappresenta un punto di riferimento non solo per Pescara ma per tutto l'Abruzzo.